Marco Mongiera, tecnico della Wally Ansata. Marco, importante vittoria dopo l'esordio non positivo dal punto di vista del risultato di Iseo. Era importante tornare subito a vincere, l'avete fatto molto bene in 4 set contro un avversario abbastanza ostico. Sì, in realtà siamo partiti abbastanza contratti, dopo invece si sono slegate, hanno visto che le potenzialità per vincere c'erano e diciamo che è andato via tutto molto più liscio. Soprattutto in battuta, perché nei primi 2 set avete sbagliato tanto in battuta. Quando avete cominciato a entrare parecchio in battuta, vi avete messo una grande pressione, è stato tutto più semplice. Beh, siamo partiti il primo set sbagliando al 16, avevamo già sbagliato 7 battute, per cui era veramente un disastro. Però piano piano abbiamo ripreso, manca ancora sicuramente molti meccanismi, abbiamo 2 centrali che sono fortissimi. E l'intesa col palleggiatore la stiamo trovando e nei terzo e quarto set si è vista, insomma, e hanno fatto veramente la differenza. Poi si è unito alla prestazione di 2 centrali, si è unito alla prestazione di Teresa, che ha fatto veramente i numeri oggi, ma non solo in attacco, anche in difesa. Per cui quando le cose vanno tutte bene tutto diventa più facile, da qui nasce il 25-7 del quarto set. Marco, adesso 2 partite di fila in casa per cercare di portarsi a casa subito più punti possibile e per cercare di crescere il più possibile negli automatismi, come dicevi tu. Sì, la prossima partita sarà con Adro è una squadra molto molto giovane, per cui dovremo sicuramente portare a casa i 3 punti, è un imperativo portare a casa 3 punti con Adro. Dopodiché abbiamo una partita molto difficile, andiamo a Udine, però avere già 2 settimane per lavorare, per saldare l'intesa ancora che ancora manca, sicuramente farà sì che noi arriviamo a Udine con una squadra da temere per Udine, per cui non sarà una passeggiata neanche per loro. Ma quest'anno che obiettivi vi siete posti? Ma l'obiettivo di quest'anno è quello di stare nella parte da metà in su della classifica. E gli altri anni avevamo come obiettivo di stare tra la metà e la zona di retrocessione, guardandosi bene dall'evitarla la zona di retrocessione. Quest'anno non vogliamo neanche sentir parlare di retrocessione, per cui noi quest'anno dobbiamo essere dalla metà in su, dopo tutto quello che viene va benissimo.